Benvenuti all'interno di questo nuovo video. La partecipazione alla vendita in asta ormai sempre più sta prendendo piede e soprattutto gli italiani stanno prendendo coscienza del fatto che l'asta sta diventando assolutamente la prima priorità rispetto al mercato tradizionale, soprattutto in un momento difficile come questo, di contrazioni di mercato. Vediamo all'interno di questo video come funziona la partecipazione alla vendita in asta giudiziaria. Dopo aver consultato, come dico sempre, attentamente i documenti all'interno di un bando di gara, quindi l'avviso di vendita, l'ordinanza, soprattutto poi la perizia, la planimetria, le foto, quindi dopo aver fatto un'analisi corretta, capito quali sono le difficoltà di quell'asta, quali sono i pro e quali sono i contro, che a volte ci sono all'interno, ma ai più inesperti non saltano all'occhio e purtroppo è così. E a volte si rischia di fare dei pessimi acquisti, quindi ci si accorge dopo di quello che è stato il pessimo acquisto, non prima, perché molto spesso ci basiamo sul prezzo. Quindi dopo aver analizzato bene i documenti, la cosa essenziale da fare è quella di visitare l'immobile. In fase di visita, infatti, è assolutamente possibile verificare lo stato dell'immobile, le sue condizioni, le sue peculiarità, i punti forti e quindi ciò che più ci piace e ciò che non ci piace, non solo dell'immobile, ma anche ciò che circonda l'immobile. E possiamo effettivamente vedere e mettere a nudo quelle che sono le peculiarità che la perizia non ha evidenziato. E possiamo sicuramente fare un paragone molto interessante su quello che la perizia ci dice e quello che invece i nostri occhi, le nostre sensazioni invece ci dicono durante la visita dell'immobile. Perché può capitare, e molto spesso è così, che la perizia non combacia, non è assolutamente veritiera nei confronti di quello che è poi la visita che noi facciamo durante l'immobile. Molto spesso accade che il prezzo non è sicuramente conforme a quello che è lo stato dell'immobile, perché da quando è stata fatta la perizia possono essere passati diversi anni e sicuramente il mercato rispetto a quando è stata fatta la perizia può essere cambiato, sia in termini di stato di fatto dell'immobile, quindi di conservazione dell'immobile, che è di prezzo di mercato. Perché accade questo? Perché può essere passato un lasso di tempo molto lungo da quando è stata fatta la perizia l'ultima volta rispetto a quando sarà poi fatta la vendita e da quando appunto noi stiamo vedendo l'immobile. Quindi ci può essere un lasso di tempo molto lungo, a volte ci sono immobili che sono stati banditi in asta anche 5 anni fa, o addirittura 10 anni fa, però fino ad oggi non si sono venduti. Quindi capiamo bene che la perizia non potrà mai essere congrua oggi a distanza di qualche anno. Per le vendite telematiche, per esempio, il Ministero della Giustizia mette a disposizione un apposito modulo web per la partecipazione che va un po' a semplificare quelli che sono i passaggi per fare domanda di partecipazione. Questo accade soprattutto nel momento in cui vogliamo fare una partecipazione telematica, perché oggi c'è la possibilità di partecipare ancora in qualche asta, in qualche tribunale o attraverso il delegato alla vendita in maniera fisica, ma anche in maniera telematica. E il Ministero della Giustizia ci viene incontro attraverso un modulo web che dobbiamo compilare previa registrazione. È chiaro che ci sono dei passaggi da dover rispettare, per esempio il versamento della cauzione. Bisogna versare una cauzione per poter essere accettati a partecipare a quell'asta. Ci sono diverse cauzioni, possono essere il 10%, il 20%. In alcune situazioni, personalmente per i nostri clienti, ci è capitato anche il 40% di cauzione rispetto all'offerta che stiamo facendo. Quello che poi andremo a inserire all'interno della proposta saranno i dati relativi al lotto, i dati relativi all'offerta, i dati relativi a chi sta presentando l'offerta o
anche i dati relativi a chi poi si intesterà quell'immobile. Una volta inseriti correttamente questi dati, è chiaro che poi bisogna fare un riepilogo comprensivo anche di quelli che poi sono i tempi di saldo del prezzo nel momento in cui ci andiamo ad aggiudicarci quell'immobile. È chiaro che sono già specificati nell'avviso di vendita, però noi possiamo anche inserire, se per esempio nell'avviso di vendita viene scritto che non possiamo saldare il prezzo dopo la nostra aggiudicazione oltre per esempio i 90 giorni, noi possiamo scrivere tranquillamente che il saldo prezzo sarà fatto per esempio in 30 giorni. Questo può essere un altro vantaggio in più, che non ci agevola sicuramente, perché se ci sono altre offerte faremo comunque la gara, però è una cosa che possiamo assolutamente scrivere. È chiaro che tale modulo è un po' una sorta di messaggio che noi inviamo per la partecipazione, però in questo caso bisogna fare un ulteriore passaggio molto spesso, che è quello di inviare una PEC direttamente al portale delle vendite pubbliche, cioè una mail che vi inserisco qui sotto, che dovete utilizzare poi per formalizzare, per assicurarvi che la vostra offerta sia arrivata e venga a tutti gli effetti accettata. Partecipare all'asta ormai è diventata una consuetudine per molta gente che nei tempi d'oggi trova nell'asta una convenienza incredibile. È chiaro che se avete bisogno di essere seguiti, così come facciamo per i nostri clienti, qui sotto trovate un modulo che vi riporta, un modulo contatti che vi riporta sul nostro sito, dove potete chiedere una prima consulenza telefonica per capire poi se possiamo aiutarvi oppure no, per poi potervi aiutare direttamente con tutto l'iter, dalla visita dell'immobile fino all'aggiudicazione, fino al saldo prezzo, quindi con tutta la documentazione e con tutto ciò che serve per partecipare in modo corretto all'asta. Per qualsiasi altra domanda potete scrivere qui sotto. Se questi argomenti vi piacciono e sono interessanti e volete rimanere aggiornati, potete iscrivervi a questo canale YouTube, lasciare un like e condividere il video.